Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Io sono Shinx, sono questo video in cui parliamo di calcio mercato, ragazzi. Quindi le scorse puntate, prima della mia partenza, delle vacanze, sono successe tantissime cose che mi sono perso, anche tantissime cose in cui mi sono perso. E adesso ragazzi andiamo a resumere questo video. Quindi ragazzi, adesso andiamo a dire anche delle vecchie trattative che sono fatte durante queste settimane. E anche ragazzi, adesso iniziamo subito con il calciomercato. Iniziamo dall'Inter, parliamo dell'Inter ragazzi, che siamo ufficiali, come sappiamo, in varie settimane. Romelu Lukaku, un giocatore dell'Inter, arriva da un'offerta da 83 milioni nelle casse del Manchester, e raga, le scorse settimane l'hanno stato presentato. Il gigante Romelu Lukaku viene dall'esperienza del Manchester United, che dopo aver lasciato il Manchester United c'è proprio questa nuova esperienza a Milano, alla corte di Antonio Conte. Antonio Conte lo voleva anche ai tempi del Chelsea, e finalmente ci sono trovati. Ma vedremo come andrà a finire, come si accaverà Lukaku con questa nuova esperienza in Serie A, che in pratica ragazzi Lukaku è sempre stato nella Premier League, ha giocato anche un po' nel Belgio. Questo sarà il suo primo anno di esperienza in Serie A. Che ora vedremo come se la caverà. In queste scorse amichevoli con l'Inter ha esploso con vari gol, e quindi ragazzi, che dite? Adesso parliamo di nuovo dell'Inter, fatemi sapere qua di Romelu Lukaku all'Inter. E quindi ragazzi, adesso parliamo di nuovo dell'Inter, parliamo di Alex Sanchez, che sembra una trattativa già un punto di chiusura. Che Alex Sanchez, che dopo l'esperienza a Manchester United, non sembra di lasciare il Manchester United dopo anni. L'ex, infatti, l'Alex Sanchez, che viene dalla sua esperienza all'Arsenal, che l'Arsenal, Manchester United, come era l'Arsenal, beh, Alex Sanchez già conosce il nostro campionato, infatti ha già giocato nell'Udinese. E quindi ragazzi, poi Alex Sanchez dopo queste esperienze in Inghilterra doveva poi abituarsi al nostro campionato. Quindi ragazzi, sembra ormai questa trattativa sembra in fase di chiusura, e vedremo un po' questa settimana oppure questi giorni come finirà. E sembra ormai quasi ufficiale, raga, che Alex Sanchez sarà il nuovo giocatore dell'Inter. E infatti si erano già programmate anche le visite mediche, ma questo non so se era una voce di mercato, una fake news. E quindi ragazzi, fatemi sapere qua di Alex Sanchez all'Inter. E quindi ragazzi, adesso parliamo del Napoli, parliamo di Llorente, che sembra vicino al Napoli. E ragazzi, Llorente dopo l'esperienza con la Tottenham, vincolandosi dopo l'ultima partita con il Tottenham, ormai il giocatore spagnolo senza contratto è svincolato, ma Napoli potrebbe finire la chiusura, potrebbe finire l'adattativa. Ma il Napoli non vuole un Mauro Icardi, che parleremo dopo, raga. Llorente sembra molto vicino, che dopo, se guardate, Llorente già conosce il nostro campionato, è stato anche alla Juventus, poi è andato al Tottenham, poi svincolandosi. E mo ragazzi, Llorente dovrà aspettare gli azzurri, che se ma il principale obiettivo del Napoli è Mauro Icardi. E quindi ragazzi, parliamo qua di Llorente al Napoli. Adesso parliamo di Mauro Icardi, come stavo parlando prima, che insieme a Icardi ha rifiutato anche l'offerta da Monaco. Mandanara vuole restare in Italia, ma ancora rimangono solo Napoli e Juve per contendersi Icardi, ma lui Icardi preferisce avere i bianconeri. E Icardi da 65 milioni, entro giovedì dovrà avere una risposta, sì, accettare, e lì se accettare oppure aprire la destinazione dei bianconeri. Ma se in caso dovesse mandare all'aria per sfumare, arrivare a sfumare, il Napoli sarebbe pronto ad affrontarsi su Llorente. E quindi ragazzi, che dire? Quindi la sfida è qua di Icardi a Napoli e di Llorente, due vari principali colpi
e Napoli. Adesso ragazzi, parliamo del Napoli un'altra volta, parliamo del Ciuchi Lozano, che finalmente dopo vari mesi, mesi, settimane che si era parlato di un personaggio del Ciuchi Lozano è un nuovo giocatore del Napoli. Non è ancora ufficiale, oggi che martedì arriverà in Italia e dopo do e domani sosterrà visite mediche del Napoli. Infatti il Ciuchi Lozano arriva dal Napoli con la clausola rescissoria pagata a 42 milioni. Infatti nel caso se Pezzo e Vendone andranno i 42 milioni richiesti, e quindi ragazzi a Napoli il Ciuchi Lozano riceverà una clausola rescissoria da 130 milioni. Ma un'offerta, e quindi Lozano sarà uno dei giocatori più pagati del Napoli prima del ricordate prima del trasferimento dopo Higuaín, ragazzi. Ciuchi Lozano sarà il più pagato, si ricordate da questi scorsi a giugno, a luglio, se la pensate anche a luglio, che era anche un obiettivo del Paris Saint-Germain e del Manchester United. Lozano ha accettato la destinazione di Napoli, anche la moglie che non sembrava poi convinta della destinazione, ma alla fine poi lui ha cambiato idea e Lozano le ha aggiornate mercoledì. Sarà l'annuncio ufficiale che diventerà un nuovo giocatore del Napoli e sarà pronto per iniziare la nuova avventura con la sua nuova squadra. E Lozano sarà uno dei giocatori più importanti del Napoli che vedremo in questa stagione. E vedremo un po' all'opera, ma lui ragazzi ha giocato nel campionato olandese dove lì è esploso. Vedremo come se la caverà con la maglia del Napoli, sperando che fa belle cose, che ha fatto anche il PSV Eindhoven. Ricordate il PSV Eindhoven, è stato anche eliminato dalla Champions League e mo se Europa League, ma il Ciuchi Lozano non ha preferito giocare in Champions League, ma con Napoli la potrebbe giocare. E guardate, ha avuto anche un infortunio che lì non ha preoccupato il Napoli e diventerà presto il nuovo giocatore del Napoli. Ragazzi, fatemi sapere qua di Lozano al Napoli, finalmente ritorniamo a parlare. Quindi ragazzi, adesso parliamo dell'Inter, parliamo del possibile addio di D'Albert. Infatti ragazzi, D'Albert sembra ormai vicino al Nizza, ma lui potrebbe finire anche lo scambio da Politano e D'Albert, ovviamente. E D'Albert non sembra preferire la destinazione Firenze, ma preferisce continuare la sua carriera al Nizza. E quindi ragazzi, in questi giorni, settimane, questi giorni, vedremo un po' se come si va la trattativa per portare il terzino brasiliano a Nizza. Ma quindi ragazzi, infatti ragazzi, queste erano le principali possibilità dell'Inter. Quindi ragazzi, adesso parliamo dell'Inter, parliamo di un possibile approdo di Arturo Vidal dell'Inter. Infatti il valore di Arturo Vidal è di 20 milioni, ma l'Inter lo vuole in prestito. E questa sarà anche una richiesta anche di Antonio Conte, un giocatore che già conosce, dove ha giocato alla Juventus, poi andare al Bayern Monaco e infine al Barcellona, dove il Vidal potrebbe lasciare il Barcellona dopo una stagione, dove potrebbe andare al Bayern Monaco e Vidal lascerà il Barcellona, ma l'Inter vuole prendere in prestito per ora. E quindi se dovesse arrivare Arturo Vidal, sarebbe un Inter proprio eccezionale. Vidal è un ottimo giocatore che vede un'ottima esperienza da Barcellona. E quindi ragazzi, adesso raga, vedremo un po' se questa trattativa sarà molto luna, ma tanto il mercato si chiuderà a settembre e mancano ancora un po' di giorni alla fine del calciomercato. E quindi ragazzi, che dire. E adesso ragazzi parliamo di una trattativa in shock, parliamo di Coutinho, che è un nuovo giocatore del Bayern Monaco dopo l'esperienza per 2 anni e mezzo al Barcellona. Coutinho lascia i catalani per trasferirsi ai bavaresi con la formula del prestito, andrà a coprire il ruolo di Robben e si prende anche la maglia numero 10 da parte del giocatore olandese.
E sarà lui il nuovo Robben della squadra del Bayern Monaco. Dopo l'Inter dopo è preso anche Ivan Perisic, che dopo si è infortunato anche Leroy Sané, e quindi i bavaresi si sono fondati sull'esterno dell'Inter. E ora ragazzi, Lucco Tigno con Perisic faranno un ottimo Bayern Monaco anche per la Champions. E quindi ragazzi, anche il Bayern Monaco, no, hanno fatto anche fila sul contratto di Coutinho, sarà molto pagato. E ragazzi, se in caso Coutinho non entrerà più nei piani del Barcellona, verrà riscattato. Ma dipende su questa stagione come se la caverà, se in caso non lo farà molto bene, se ritorneranno in Catalogna, oppure lo manderanno a giocare in un'altra squadra. Ma quindi ragazzi, vediamo un po'. E adesso parliamo ragazzi, parliamo dell'ultima notizia, quasi l'ultima notizia di mercato, parliamo di Mario Balotelli. Il nuovo giocatore del Brescia, ragazzi, l'attaccante italiano, ex Marsiglia, ritorna in Italia dopo l'esperienza nel Milan, nell'Inter e anche in Inghilterra, e nel Marsiglia, anche dal Nizza, poi nel Marsiglia. Poi è tornato fino a Mario Balotelli, è tornato a casa, che firmerà un triennale 2022 e va pagato lo stipendio 4,5 a stagione. Ma se in caso più possibile salvezza del Brescia, sarà lo stipendio di Balotelli sarà molto alzato, e quindi potrebbe anche rimanere. Ma se in caso dovesse retrocedere il Brescia, Balotelli sarà libero di trovarsi una nuova squadra. E Balotelli ragazzi, finalmente torna a casa. Ieri si è tenuta anche la conferenza stampa del presidente Corini e di Balotelli, dicendo che ha parlato moltissime cose, che ha dato che è molto felice di tornare a casa, che infatti Balotelli è cresciuto nei giovani di Brescia. E lì Balotelli ha detto anche che gli ha parlato anche della nazionale, dove lì Mancini avrebbe detto che non avrebbe convocato, non avrebbe fatto nulla per lui, ma staremo a vedere. Ma non sembra, mo, no, staremo a vedere ragazzi. Ma questo non è una della nazionale, ma Balotelli proverà per le sue forze e per conquistare un posto in nazionale. E quindi raga, parliamo dell'ultima mossa di mercato, parliamo di Eriksen, che si è ormai lasciato gli Spurs. Infatti nel mirino di Eriksen ci sta anche il Real Madrid e la Juventus. Il Real Madrid ha 65 milioni a Eriksen. Infatti 65 milioni a Eriksen, in cui ragazzi, infatti anche Pochettino avrebbe detto che sarebbe stato difficile trattenerlo al Tottenham. E quindi ragazzi, ma anche oltre al Real Madrid ci sta anche la Juve, che nel prossimo mercato 2020 proverà a strapparlo agli Spurs. Ma se in caso dovrebbe, se la Juventus molla, ci sarebbe Real Madrid che fa ricerca di un centrocampista. E quindi ragazzi, vedremo un po' se Eriksen preferirà destinazione Torino, la destinazione Real Madrid. Quindi ragazzi, adesso per l'ultima notizia parliamo di Dembélé, Moussa Dembélé, che sembra avere un mirino della Juventus. Dembélé doveva finire anche nel mercato, in questo mercato, ma in Francia, siccome è iniziato il campionato francese, la Juve ci proverà per il prossimo anno per strappare al Lione, che questo mercato, in questa stagione, scorsa stagione di Ligue 1, Dembélé è stato esploso, centrocampista francese, in una grande partita in cui ha segnato anche la sua prima partita contro i Monaco. E quindi ragazzi, Dembélé per il prossimo mercato io ci riproverò a strapparlo al Lione. E quindi ragazzi, che dire, è tutto, siamo finiti, noi ci vediamo con la prossima edizione di calcio mercato. Quindi ragazzi, è tutto, ciao, ciao.